So che vi sto disturbando, ma dovete sapere che dovete andare in un posto che vi invierò in via email, così almeno potete capire dove dovete andare. Non posso dirlo ad alta voce, ma andateci, è per il vostro bene. Vi potrebbero accadere cose orribili se non ci andate. Mi scuso ancora per avervi disturbato la quiete, ma non posso farci niente, dovete andarci, perché se no potreste veramente pentirvi di quello che non avete fatto. Ma è questo il posto per caso? Perché il GPS mi diceva di venire qua. Credo proprio di sì, Ale. Lo sai che io so tutto, so i posti, so tutto. So tutto e la mia mente dice proprio di sì. Sai, ci sono stato molte volte in questo posto. Vedi, la strada mi sembra molto familiare, gli alberi pure. Solamente che... È un posto inquietante. No, ci ho fatto una vacanza, c'era una casa qua, tipo dritto, c'era una casa. E però non la vedo, è troppo buio. Io c'avevo una casa lì. Purtroppo dicono che questo posto sia infestato Da cosa? da zombie, perché si narra che, io non lo so, io sono stato là, ho fatto il party, l'ho organizzato io, e si narra che nel mio party siano morte alcune persone perché si sono ubriacate troppo e qui ci siano tante persone, ma io non credo proprio. Ma che vuol dire? Ma scusa, com'è Perché si possibile? dice che si sono tanto ubriacati che si sono, E mo, cioè, nel che hanno senso, preso il coltello. cioè, tu hai Che hanno detto. preso il coltello. Aspetta, hanno preso evidentemente il coltello e hanno fatto così, za, 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 fino a Ah morire. no, Si perché dice. pensavo che tu Ma avessi io nel mio detto. party non ho visto sangue. No, è che pensavo avessi detto bevo e mi ubriaco e muoio da qualcosa. Invece, a quanto pare è stato un kill, ma non No, so si se sono sia. uccisi Non loro so a se. coltellate perché erano ubriachi. Però non so se sia ancora qui. Ma. Bro, è buio, non si vede, è buio pesto. Secondo me dobbiamo È andare da buio quella sugo? parte. Ma perché? Io direi di andare. Attento, fa attenzione perché ci potrebbe essere qualche macchina. Oh, Quella a casa? è lei! Sì! Devo trovare l'evidenza di un assalto. L'hanno assaltata allora, ecco perché l'hanno assaltata. Ecco cos'erano quelle scale. Aspetta, ora me lo fai notare. Qui ci sono, mi sembra delle granate. Non so se sono granate queste, non credo. Sono Secondo te C4. cosa sono? C4. Posso. Porca puttana! E non mi hanno ascoltato, Non mi hanno ascoltato! Ho detto fate venire soltanto i tesserati, le persone con una carta d'identità approvata, che erano disoccupati e che erano persone normali, non figli di puttana con le armi, porca di quella tor***a. E invece no, sono andati così, hanno fatto questo e hanno fatto quello, porca puttana. Capito? Però lì mi sembra ci sia una luce che lampeggia. Quello che ho notato. Io sto tremando. Dai, come abbiamo affrontato le cose scorse, potremmo chiaramente affrontare questa. Comunque dentro la casa non mi sembra di vedere molto. A parte un po' di occhi. Comsums. Guarda la finestra, c'è scritto Comsums less. Eh? È vero! Ma che vuol dire? Consuma poco. Qua c'è una zona radioattiva. Ma io non perdo vita se ci vado sopra. 12 seconds later. No, no, perdo tutto. Oh, c'è qualcosa! Provare! Un piede di porco! L'ho trovato un altro di crowbar! Giusto, con l'occhietto possiamo. Con il piede di porco possiamo sfondare il È vero, il lucchetto. lucchetto! Aspetta, ci provo! Perfetto. Warrior, vieni, cazzo! Ma ho un po' paura. Qua cosa c'è? Te l'apro io. Ok, c'è una cantina. E c'è una macchina. Che però è E brum brum. inutilizzabile. Chi va per primo? Anzi, nessuno va per primo. E andiamo via da Sì. questo posto.
Andiamo passo per passo, quindi andiamo io e te. Un forno? Non c'è niente, però non c'è la pizza. Ma perché siete venuti qua a fare un... Ale, guarda dietro di te. Fateci uscire! Al detto porta! Ci hanno chiusi dentro! Sti maledetti bastardi! Oh! No, Gus! Oh! Oh! Ah! Oh! Un cittadino! Tanti cittadini! Oh. Guarda là! Io non mi sto riuscendo a muovere tantissimo. Un combine! È vero che è un combine! Ma questo è identico a me, solamente che è un po' più brutto. Non è che dobbiamo arrivare alla parte bianca? Alla luce? Può darsi. Comunque io ti ricordo che i cittadini ci hanno fatto molte cose brutte. Tipo ci hanno ucciso i nostri genitori, ti ricordo ancora. Questi maledetti cittadini. Ma ora mi sto ricordando. Fermo! Ma ci aveva... Una persona ci aveva tirato una siringa, mi ricordo. È stato veramente un evento stranissimo quello in quell'asilo abbandonato. Oh, dove Ale, siamo? Ale, ti sei svegliato dopo. Tu non puoi capire, tu dormivi. Ma tu non puoi capire che è successo. E che... Siamo in un ascensore. Ma un'altra cosa, fatti dare un abbraccio. Lo so che potrebbe magari non essere familiare, ma so che in questo posto potremmo anche morire. Oh, si è aperta la porta! Via, 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 via. Una cella. Apriamo subito il pulso. Eh no, c'è un muro. Oh mio Dio. Ma sento qualcuno parlare o sbaglio? Stavo dicendo. Si è aperta all'improvviso la porta. Wait a minute. Girati. Ah, aspetta. Ma io lo riconosco. Chi è? Era anche Luca! Si è sfondato il muro di quella porta! Ti sembra di farci ridere una cosa del genere? Qua c'è una torcia! Ok, ora c'ho... Vabbè, illumino io, dai! Ho qualcosa da fare io? Per me! Fermo, mani in alto, sei puntato! Qua ci sono delle porte, aspetta! Ah, lo sento ridere! Sì, ma ci sono troppe stanze da vedere! Ok... Aspetta, non mi dire che qua si può andare! Ale! Mi ha chiuso! Basta! C'è un'apertura lì! Forse ti posso raggiungere! Tu resta calmo, io ce la faccio! Ci vediamo dopo! Cerca una way out! Ci vediamo dopo! Ok, io ho trovato un condotto, cerco di raggiungerti! Vediamo... Come potrò raggiungere Wall? Ci sono troppe vie qua! E questo è il problema! Wow, per un attimo ho visto rosso! Me ne voglio andare via di qui! Ok, vedo la luce! Forse posso raggiungere Wall! Eccoti! Meno male! Forse ci sono dei cavi! Aia! No, fa un male cane! Fanno un male cane sti cavi! Non credo riesci a schivarli tutti. Aspetta, vai. Ci proviamo, dai! Sono caduto in un buco nero, c'è una lava! Come la lava? Muori anche tu! Oh, aiuto! Eccoti! Oh, ma che cavolo ti è successo? Perché sono combine pure tu? Ma che cavolo? Aspetta, ho capito! Hai presente quel combine, no? Che c'era? L'abbiamo visto prima con i cittadini. Probabilmente lui stava torturando tutti quelli che non avevano investito. Io ce l'avevo già, ma te l'hanno messo. Andiamo avanti. Death count. Più volte moriamo, più ci danno stanze. Di tortura, penso, perché... Penso anch'io. C'è una scia di sangue. Oh, siamo ritornati qui! Quindi, ora che mi hanno travestito come combine, ho capito! Era tutta una tecnica! Perché noi ci metteranno contro gli altri cittadini! Perché pensano che noi siamo dei combine! Sì, ma io lo ero già! Stai nascondendo qualcosa, Ale? No! Devo mettere un co... Però qua la grata ora è aperta! C'è una porta! Non si può manco aprire! Ah sì, si può invece! Oggi non riesco ad aprire le porte! Allora, che siamo in una cella... L'ho capito. Guardala, guardala. C'è scritto no e yes. È vero, leggiamo cosa c'è scritto. Tu credi in Dio? No. Io metto sì. No, aspetta. Se questa stanza ci farà morire, voglio morire insieme a te. Quindi credi in Dio? Sì. Non lo so, tu sì, io no, però votiamo sì, per sicurezza. Aia.
Aia. È il diavolo. Ci stanno ammazzando. No, non credi in Dio. Ah, no. No. Aiuto. Ogni volta che moriamo ritorniamo in questa stanza. Ora abbiamo 6 morti. Cioè, più morti facciamo, più ci danno alla fine regali. Il problema sai qual è? Che noi siamo in 2 e quindi... Doppio. Sì, quindi lo conto come 2, quindi cerchiamo di non morire più. E là ci sono i nostri cadaveri, a quanto pare. Però non mi spiego questa cosa che rivediamo i nostri cadaveri. Quello sono io? Sì, quello a destra sei tu e quello a sinistra sono io. Wait a minute, tu non credi in Dio e ti hanno messo nella parte di no. Io credo in Dio e ti hanno messo nella parte di sì. Coincidenze? Io non credo. Qua a quanto pare c'è una stanza. Che però la porta è rossa, quindi vado avanti io. Vado avanti io. Però ti ricordi quando un cittadino con la voce simile alla mia? Aspetta! Hai presente la radio che ci avevo parlato? Ma la voce era la mia! Cosa cavolo vuol dire? Com'è che aspetta, sulla radio? No, fermate! Hai visto quel combine che stava sulla porta? Era uguale a te praticamente. Si erano soltanto dimenticati di un dettaglio. Ma le tue cuffie colorate, tu ce le hai azzurre i cerchi delle cuffie. Lui ce l'aveva nere. Cosa cavolo vuol dire? Che c'è una parte di me in giro che ci sta cercando di uccidere? Oh, è semplicemente che c'è qualcuno che ti sta imitando per farti pensare male, per rovinare la tua immagine, per farti perdere ogni tuo amico, per tutto, per darti l'immagine più brutta possibile. Però fortunatamente tu eri complice che la radio effettivamente ha parlato con la mia voce e noi due eravamo sul divano, tranquilli. Sì. Allora, andiamo avanti o perché c'è una chiaccia? Ah, ma è di sangue? Andiamo. Oddio! Non c'è andare per nessun motivo! Perché? E probabilmente... Cioè, che cosa potrebbe mai vuole venire anche tu qua sotto! No, con sto c***o ci ritorni adesso da me. Non vengo da te, bastardo! Ok, arrivo. Siamo già 10 morti. Ma non eravamo a 6 un attimo fa? Ma stanno truccando il gioco allora. E quando il gioco si fa duro? I duri cominciano a non giocare. A giocare, ovviamente. Ok, stavolta andiamo per di qua. Ok, c'è solo una porta qui. Aspetta, cos'è sta cosa? Tipo un puzzle. Cioè, dobbiamo comporre un puzzle per entrare in questa porta? Comunque, dobbiamo trovare 3 pezzi di puzzle. Tu vai a controllare nella stanza di destra e io quella di sinistra. Ale, c'è un condotto, vieni da me, vieni. È vero, sì, ma un condotto lunghissimo. Ho capito dove porta. Aspetta, ho capito. Ma dentro la porta. Sì, andiamo. Ci siamo quasi. Sì, c'è, ce l'ho fatta. Aspetta, c'è una porta, vediamo. Eh no, mi sa che non si apre. Vedi, non si apre. Teste in alto. Heads up. Teste in alto. Lo sentite anche tu, tipo torniamo indietro. Bro, torniamo indietro. Va a cagare sta stanza. Probabilmente sarà scattato qualche allarme. C'è un bottone. Credo sia un checkpoint questo. Almeno ci farà. Point. Ecco, ci farà ripartire qui ora. Apri. Ma secondo te per terra non ci sono zombie? Beh, effettivamente c'è un buco. C'è un numero con i puzzle. 1. Mi dissocio. E mi dissocio totalmente. Mi dissocio. Prima sì, ma poco. Questa è la leva della morte. 1, 2, 3, 4. No. No. 1 e A. Cavolo, dobbiamo capire. Fammi provare. Cavolo, ma siamo in show l'enigmista. Aspetta, hai fatto. Hai fatto. C'è questa merda. Cavolo, se moriamo altre 3 volte mi sa che moriamo totalmente. E sì, you get nothing, you loser. Io voglio riavere la libertà. Non ci possiamo più rientrare in sta stanza. Meglio. Sai che ti dico meglio. No, c'è una stanza rossa. Buongiorno. Che parole, sei proprio un bastardo. Perché tu colti sempre tutti? Potevamo non andare in questo po'. Una bomba. Delle bombe? Dobbiamo disinnescare. Ti aspetto. Un condotto! Aspetta, ci vado prima io. Magari c'è un'altra bomba. No, via libera.
Ok. Ok. Ti ho condotto! Che fai, te ne privi? Ma ricordati che con The War nulla è impossibile. C'è una porta, te ne privi? Spawn point! Subito proprio! C'è un altro enigma. Analizziamo il tutto. Ci sono dei numeri e c'è un codice da mettere. 3, 0, 7, 5. Sì, però con queste mani non possiamo fare l'enigma. 3, 7, 9, 5. Che hai fatto? Non credo sia giusto! Rifai! Ho premuto tutti i tasti al contrario! 2, 1, 0! Hai sbagliato di nuovo! 9, 3, 7. You get nothing. Siamo bloccati qui per sempre? No, no, ci deve essere un altro modo per forza per uscire da qui. Qua c'è un tubo. Nota un attimo una cosa. No, no, no! Ritorna indietro, subito! Ma scusa, vedi che l'acqua ha le scosse elettriche e vai nella nell'acqua. Ci sono! Non ci sono più. Andiamo qui sopra? No, no, no! Aspetta, che fai? Di nuovo! Alto nella fede! No! Per rimuovere di nuovo. Basta che salto. Madonna. Teleportation. No. Madonna. No. Il contenuto era questo. Di quella. Aspe. Quelle due luci non erano illuminate. Ma mi sa che le dobbiamo illuminare tutte. Ok, ma io sono lo spawn point qua. Torniamo indietro. Non abbiamo controllato qui. Infatti, vedo una stanza. Però aspetta, ne ho vista ancora un'altra. Ah no, è chiusa, niente, dobbiamo andare di qui. Non si può aprire, è sbarrata. E dobbiamo trovare qualcosa per... Andando là, no? Your target. Che dobbiamo andare in questa stanza. Dobbiamo andare... Il terzo. Aspetta, ecco perché due luci. Perché abbiamo tirato le leve. Quindi dobbiamo trovare... Queste tre stanze, almeno ce ne serve ancora una, dove la leva non è attivata, e così probabilmente la terza luce si attiverà e potremo aprire la porta. Però Ale, ti devo dire una cosa. Noi ora stiamo cercando di uscire di qua, no? Da questo posto. Però io non so quanto posso essere ancora amico con te, eh? No, perché in questi giorni mi sto trovando un po' male. Non va molto bene la cosa, eh? Beh, troverò una soluzione. Va bene. Ale, ho aperto la porta! Come? No, l'ho messo la mano da fuori e l'ho aperta. Quindi avevo ragione. Cioè, era chiusa dall'altro lato. Destra o sinistra? Sinistra o destra? E cambia nemici, ma non lamine. Ravenholm! Ravenholm? Tutto questo per andare a Ravenholm? Cioè, praticamente i territori sono questi, sono di Ravenholm. Okay. Oh, c'è il numero! Aspetta! Ma due! Vado subito! Sì! Ma io sono maestro del laser! Maestro è un E dopo due ore i nostri eroi riuscirono a tirare la leva e aprire la porta. Oddio! E subito proprio! No, vabbè! È la stessa di prima! Minchia, è vero! Però non ci sono i cittadini! La luce! Dove siamo? Di nuovo qui! Ma... Di nuovo? Ci sono dei cittadini là sopra! Di nuovo? Qua è vero! E di nuovo i Combine! Bastardo, questo non sono io! Questi sono impostori! Guardala. Ma prima era diverso tutto il posto! Cioè prima i cittadini erano lì, un cittadino stava morendo... Andiamo, dai! E forse finalmente possiamo uscire da questo posto! Spero che quella sia la luce della vita! Però mi sembra, aspetta, mi sembra di riconoscere questo territorio. Oddio. Sì! È casa nostra! Siamo usciti! E poi! Però sento un certo odore, dei certi rumori. No, non lo so, magari ci sia... io ti proporrei una cosa. Corri dentro la casa! Oh, guarda! C'è Bonnie! Non mi interessa! Andiamo dentro la casa! Ok, ora in teoria sono sicuro. Ma vuole la... Ah, ma ho capito.
capito perché noi abbiamo dato i soldi per la per il conto della pizzeria, abbiamo comprato, ti ricordi che avevo preso le maionese le ricette. Dai, fammi... sì, aspetta, io lo pallo i FNAF attese. E ha detto che dobbiamo pagare il conto. Ok. Ora se ne sono andati tutti. Adesso possiamo andare a dormire, dai. Aspetta, prima di andare a dormire, so una cosa. Allora, innanzitutto ti sarei chiesto perché non c'è più tutta la roba. Perché ogni 8 ore ho chiesto di farla ripulire. E poi so che tu hai ordinato un HTC Vive e un Oculus Quest da Amazon, è vero? Sì. Ci giocheremo a qualcosa, magari a Half-Life per esempio, cioè, non lo so, perché so che c'è una versione con Half-Life VR, quindi potremmo giocarci. Ah, ciao, sei ritornato con il tuo vestito normale. Un po' di mal di testa. Quel vestito, la prima volta che si indossa, effettivamente ti fa venire un po' di mal di testa. Vabbè, dai, ora direi che potremmo anche andare a letto. Andiamo a dormire. Ecco, sì, dai, sì. Andiamo. Ti ricordi l'ultima volta quando, sai, ci ho ripensato? Dai, potremmo essere amici. Ah, ok, va bene. Ma io vado in bagno a lavarmi i denti. Io mi lavo le mani. Direi che sono proprio pronto per andare a letto. Perché hai sparato alla finestra? Una cosa... Tu dormi. Fai il tiro a segno? Sì. Vuoi venire? Ah, sì, va bene. Allora, prendi bene la mira e... inizia! Wow, devo dire che la mia mira è migliorata. Anche la tua. Beh, io direi di restare un pochino qua a divertirci. Sì.